ospiti e quindi facciamo entrare in studio il dottor Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia. Nonis. Nonis. Buonasera. Nomisma Nomis. Energia, chiedo venia, se non sbaglio qualcosa, se non ero io, insomma. Certo. Buonasera, buonasera. Il Buonasera. dottor Paolo Zabeo, CGA Mestre, che ringrazio di essere Buonasera. qui con noi anche stasera, ormai è più di una volta che ci vediamo, mi sembra, negli ultimi 2 anni. Sì. Sì, è proprio così. Buonasera a tutti. Buonasera. E Alessandro Zavalloni, segretario nazionale FEGICA CISL, Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini. Buonasera, Buonasera. anche con lei mi ricordo che ci siamo visti, se non sbaglio, durante il Covid, sbaglio? Un po' prima. Un po' prima. Perché mi ricordavo quando si viaggiava poco. Sì, no, forse la puntata del lockdown c'era Zavalloni, Era mi una sa che puntata una del puntata lockdown, c'era. Beh, va bene. gira e rigira si parla sempre di Sì, ma benzina. certo, voglio dire, forse i meno responsabili di questa benzina. Beh, loro tra l'altro sono i meno responsabili e si sentono anche, tra virgolette, parte lesa in questa vicenda, Io no, direi di Zavalloni? sì, insomma, perché alla fine qualcuno deve risparmiare. Allora. L'elezione dell'esecutivo è un processo che. Lei mi dice 2 euro, allora sta parlando della speculazione. Se mi parla di 1,8 è il prezzo dell'aumento che è tanto eccessivo e su cui lavoreremo per tagliare le accise negli anni. Il governo doveva fare grandi novità e ha iniziato con l'aumentare benzina, pedaggi e sigarette. Poi dicono che la pacchia è finita. Forse la pacchia è finita per gli automobilisti. Dove decidiamo di mettere delle risorse vuol dire che le togliamo da qualche altra parte. Però questa cosa anche mi risulta, dove prendiamo delle risorse e le togliamo da un'altra parte. Sì, Interessante. questo è riferimento proprio a questo tema qui che stiamo per trattare, perché il governo dice questo, la Meloni dice questo, se noi mettevamo questi 7-8 miliardi che servono per il taglio delle accise, poi non avremmo avuto altrettante risorse da mettere sul caro energia. Abbiamo Hanno fatto fatto una una scelta scelta politica. politica, perché loro dicono anche il taglio della benzina è un taglio che va a prendere ovviamente sia i meno abbienti che le persone, diciamo, più ricche e benestanti, quindi favorisce Ma tutti. perché in Italia sono rimaste anche le persone ricche e benestanti? Beh, insomma, c'è il rettore, lei un po' meno, però insomma, No, c'è qualcuno c'è. il rettore sì, però non. Poi mentre il taglio, insomma, delle bollette va più a favorire le persone che hanno magari maggiori difficoltà. Queste sono, diciamo, le motivazioni. Zavalloni, lei ha anche un distributore? Sì, sono un. No, allora, Lei che non si ho è un distributore. arricchito nell'ultimo Gestisco. anno, come? Allora, deve essere chiaro che i benzinai, io sono un benzinaio, per di più un sindacalista, quindi ci prego tutte, insomma, le colpe, ma gestiscono punti vendita, non li possiedono. Ecco, mettiamola così. Magari Però potete. lei ha avuto un aumento dell'energia elettrica e le pompe mi risulta, non le ho viste più a manovella, le ho viste tutte con l'elettricità. Le è rimasto lo stesso incasso sulla benzina? Quest'anno lei ha fatto fatturati migliori rispetto agli altri anni? Nel No, 22. i consumi, come direbbe il professor Tabarelli, che saluto con affetto, i consumi sono anelastici, direbbe questo. E quindi da molti anni, diciamo che leggermente in flessione, ma tutto sommato i consumi sono ancora quelli, almeno per quest'anno. Vediamo cosa succede, perché l'aumento di 30 centesimi, per quanto si possa dire che è un minore taglio di accise, insomma, ecco, quindi è calato il taglio delle accise, per non dire che è aumentata la benzina, ma insomma, è aumentata la benzina di 30 centesimi in un mese. Nell'arco di un mese i consumi ovviamente rischiano di diminuire, così come naturalmente non c'è il minimo dubbio che l'inflazione, da una misura di questo tipo, ne avrà delle conseguenze. Deve essere chiara una cosa, io lo voglio dire subito. Il governo ha perfettamente ragione. Qualsiasi governo ha diritto di allocare le risorse come meglio ritiene opportuno. Ne deve però rispondere. Non può scaricare la colpa
soprattutto non può scaricare la colpa sapendo di mentire. Questo non è... Lei sta dicendo che l'accusa di speculazione non sta in piedi. Le speculazioni esistono. Professor Tabarelli potrebbe tranquillamente farci una lezione sul Plus, su chi edita il Plus, sulla indipendenza del Plus, su chi controlla il Plus, su McGraw Hill, su quali sono le interdipendenze e le speculazioni che ci sono a livello internazionale. Ce lo potrebbe tranquillamente spiegare, io sono un semplice benzinaio, però... quindi mi taccio. Però... Ma le speculazioni non sono certamente quelle che vanno cercando in questo momento la Guardia di Finanza e la Procura della Repubblica di Roma, che apre fascicoli un giorno sì, un giorno no. Beh, tranne quello... il fatto che poi nessuno sa, mi perdoni, nessuno sa quali sono gli effetti delle indagini della Guardia di Finanza e dei fascicoli aperti dalla Procura di Roma, che già sono stati aperti. Ma sono stati a aperti marzo... con Cingolani. Cingolani fece la, certo, la stessa accusa, disse c'è in atto una speculazione, il giorno dopo uscì la notizia che c'era un'indagine, poi non se ne è saputo più niente. Si era parlato di truffa. Che... esattamente. Sì, vero, sul termine truffa. Sul termine... O, no, speculazione. Sì, sì. Un po' azzardata. Un po' peggio. Allora, io personalmente... Allora, no, volevo dirle una cosa. Però come ci si arriva a 2,48 euro per il gasolio sull'autostrada? Ecco, questo è interessante, perché anche qui deve essere chiara una cosa. Non è che questo settore è scevro da responsabilità. Questo settore andrebbe profondamente riformato in autostrada e non solo. Parliamo di autostrade, Tabarelli sa perfettamente, perché non solo è un'autorità da questo punto di vista, ma persino la sua azienda, la sua agenzia è stata interessata negli anni scorsi da Autostrade per l'Italia direttamente per monitorare i prezzi in autostrada, per tentare di, virgolette, monitorarli per avere un effetto positivo, per calmierarli. Nonostante questo, nonostante Tabarelli sappia esattamente come mettere le mani, anche Nomisma ha dovuto a un certo punto arrendersi a cosa? A una situazione di fatto, che è una situazione che va profondamente riformata. Io ricordo che le autostrade sono un bene in concessione pubblica, per cui lo Stato ha cioè è un bene di tutti, lo possediamo tutti. Non può essere dato a un privato e che questo privato ne possa disporre a proprio piacimento come se fosse un suo bene di sua esclusiva proprietà. Le autostrade sono un bene in concessione e sono un bene in concessione, cioè un servizio pubblico essenziale. Tutti i servizi che vengono forniti, la distribuzione del carburante, così come la vendita del caffè o del panino. Noi abbiamo, è sotto gli occhi di tutti, perché io sfido anche l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, che al momento non è più di Benetton, i quali sono stati, dopo 20 anni, gli è stato consentito di fare di tutto, come se fosse un territorio extranazionale, ecco, mettiamola così, come se fosse città del Vaticano, le autostrade. Ah, ricordo a tutti che le autostrade sono quel territorio dove risiede anche la telecomunicazione. La fibra ottica. Va tutto bene, però ci dica come mai alla fine loro possono fare 2,48 euro. 2,48 euro in autostrada sono l'effetto di un sistema che vede i concessionari autostradali sostanzialmente prendere una quota importante di quanto viene poi riversato al pubblico. Quindi in autostrada la benzina esempio, costa di faccio più un esempio, perché c'è una quota che viene data al concessionario. Ma non c'è il minimo dubbio, ovviamente in autostrada ci sono dei costi fissi. Ma in questo caso sono 70 centesimi che vengono dati al concessionario. 70 centesimi, allora, tanto per capirci, in autostrada si lavora 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, è del tutto evidente che esistono dei costi fissi insopprimibili rispetto alla rete ordinaria. Ma i prezzi che si fanno in autostrada, che sono fuori controllo ormai da tanti anni, e Tabarelli lo sa perché è stato chiamato abbondantemente a cercare di mettere riparo anche lui con la sua consulenza a una cosa di questo tipo, ma sono fuori controllo. Faccio no, dico una cosa. Aspetta, prima aspetta, facciamo parlare un attimo allora
Tabarelli, cosa c'è che non va sulle autostrade, o meglio, perché ci sono questi spropositi diversi? Innanzitutto perché è un servito 24 ore, lei non vada mai, devo dirglielo io, vada mai a fare benzina sul servito, vada sul self-service e non sarà mai 2,5, sarà qualcosa di meno, 20-30 centesimi di meno. Poi sulle autostrade oggettivamente i costi sono superiori, c'è sempre il personale, è un piazzale più grande e soprattutto ci sono queste royalty che Zavalloni ha ricordato molto bene. Però non possiamo partire da 2,50 delle autostrade, cioè signori, il prezzo, se voi andate, la gran parte della gente adesso va sugli impianti dove i gestori non esistono, cioè sugli impianti fantasma, a fare self-service, oppure sugli ipermercati. E, gli ipermercati oggi fanno dei prezzi che sono sotto 1,8 per la benzina, saranno 1,82 per il gasolio. Poi è vero, ci sono dei casi estremi, le autostrade è un problema, ci sono molti punti vendita che hanno chiuso sulla 22, sulla 14, perché non ci stanno dentro con questa concorrenza famelica, però che su cui hanno molte responsabilità anche le compagnie petrolifere, non solo le autostrade, perché se li scannano fra loro, ecco, è stato un gioco a rialzo. Noi abbiamo lavorato per molti anni nel tentativo di aiutare le autostrade in qualcosa che nell'intenzione era positivo, cioè fare dei prezzi almeno allineati ai punti vendita che stavano lì intorno. Non ci sono riusciti e in effetti sull'autostrada non fa più benzina nessuno, sono crollate le vendite. Sono rimasto l'ultimo. Aspetti che dobbiamo andare in pubblicità, ritorniamo tra un minuto e riprendiamo il discorso. In pubblicità, un minuto. Bene, torniamo con noi, sempre da Tabarelli. Tabarelli, ma le faccio una domanda, dato che sull'autostrada si possono, cioè fanno di più, gli impianti delle autostrade sono di proprietà dell'autostrada o sono sempre, che ne so, delle compagnie petrolifere, come quelli che stanno per strada normale? Allora, sono delle compagnie petrolifere, ma devono stare all'interno dell'istituto della concessione che esisteva per tutta la rete carburanti fino al 98, se non ricordo male, e che è stato eliminato. Pertanto sono loro, però i meccanismi di assegnazione di questi punti vendita, del diritto di vendere su quel punto vendita, viene assegnato attraverso una gara. Questa gara è al rialzo per chi dà più royalties, cioè un tanto al litro alla società autostrade, ecco. Rimane un problema perché questi, poi dopo, noi andiamo su questi punti vendita che sono generalmente molto belli, grandi, ci sono un sacco di servizi, è un po' somiglia al panino che costa un po' caro, la brioche, il caffè che costa molto cari, è di qualità, c'è sempre, è su un'autostrada, però effettivamente siamo un po' in trappola lì, perché poi anche il servizio se lo paragoniamo. Adesso non vorrei diventare socialista, ma l'autostrada è veramente di tutti, è in concessione, non c'è niente di più. Oltretutto, ultimamente sono cascati un po' troppi ponti per dire che la concessione è stata tenuta anche bene, quindi insomma, voglio dire, sono delle bellissime autostrade le nostre, almeno ci sono anche delle autostrade abbastanza schifose, la vorrei far scendere da Torino a Genova e vedrà che lei trova ancora un'autostrada a una corsia fatta nel Medioevo, quindi che siano tutte fighe, insomma, no, però, abbiamo ancora autostrade a tre corsie adesso, quando gli altri ce l'hanno a otto. Forse col PNRR però è vero il tema che siamo partiti dal fatto che è una concessione pubblica, no? Però c'è una contraddizione, nel senso che poi nelle aree di sosta della concessione pubblica sembra che arriviamo in un hotel a 5 stelle dove la benzina costa 2,50 euro, panino 6 euro, il caffè 3 euro. È vero, ma che ci sia, no, certo, per carità, ci siamo pure abituati. Ci dovrebbero essere dei limiti, dato che lo Stato dà una concessione, dovrebbe anche stabilire che il gestore potrà guadagnare 20 centesimi al litro, non 70, anche perché la benzina non la paga, non paga nulla. Il panino te lo puoi anche portare, ma la benzina... Ci sono anche i bagni. È vero, sì.
quello preferisco pagare i bagni, cioè mi restano 50 centesimi ogni volta che vado al uno bagno, li trova il più bagno lo trovo pulito. No, pulito, le sta a autostrade posto. aveva provato a migliorare la qualità anche dei bagni, poi non c'è riuscita, poi non ho seguito. C'è In riuscito. effetti molti non sono all'altezza, ecco, di No, un direi di 5 no. stelle. No, no. Specialmente in certe giornate direi assolutamente di no, perché scopriamo cose incredibili. Vabbè, giustamente, siamo in tanti a spostarci. Prego, Chiede parola a Zavalloni. Zavalloni, prego. No, se posso, anche un paio di cose, per tornare all'autostrada e chiudere rapidamente. Prego. A dicembre abbiamo messo noi, benzinai, non quelli, non le compagnie petrolifere, abbiamo messo in sciopero i gestori autostradali a dicembre per chiedere al ministro Salvini di intervenire rispetto al decreto interministeriale che dovrebbe regolare proprio i meccanismi di assegnazione delle gare. E per impedire che i prezzi continuino a rimanere fuori controllo. Il ministro Salvini, che oggi parla di furbetti, non ci ha minimamente risposto. Questo per dire le concessioni autostradali. Benetton o non Benetton? Deve essere No, chiaro, ma non si Benetton o deve sì. preoccupare. Io ho fatto una domanda al Ministero dell'Università 2 mesi fa, non ho ancora ricevuto risposta. Immagino. Abbiamo vinto una causa al TAR che diceva che il Ministero dell'Università ci doveva dare delle cose ancora dopo 40 giorni non ce l'ha data, quindi c'è del tempo. Lei deve aspettare, voglio dire. Noi No, siamo ma sudditi ormai. infatti aspettiamo. Seconda cosa, io ripeto, per me il professor Tabarelli come una squadra di calcio, non si discute e si ama. Tuttavia una cosa la voglio dire. Forte, La storia per la Tabarelli prossima. fa benzina gratis, ho questa forte questa. impressione. Una cosa però vorrei chiarirla. Prossimo La distributore che mi favola fermo per... sull'autostrada e dico: guardi che io Sono porto la amico dei macchina di Tabarelli. Tabarelli. Cioè... La storia per la quale si paga di più, perché questo esce fuori, credo, non volendolo, ma questo esce fuori dalle ultime affermazioni che ha fatto il professore, che si paga tanto lo carburante perché lo si serve e quindi per colpa del gestore, pure qui un'altra volta il benzinaio, no, che guadagna. Allora, 3 centesimi al litro. I benzinai hanno, quelli che hanno il contratto regolare, perché il 60% dei gestori in Italia o non hanno contratto, qualcuno manco il permesso di soggiorno. Forse è per questo che il ministro Salvini ne parla, perché c'è gente pure che non c'ha manco il permesso di soggiorno e quindi sono Sta immigrati. Cioè, distributore? scusi, lei prende 3 centesimi al litro? Sì. 3 centesimi al litro. Benzina. Tabarelli sa perché Nomisma Energia nel 2014 ha fatto una indagine commissionata da Unione Petrolifera. Nel 2014, secondo Nomisma Energia, il gestore prendeva 4 centesimi e mezzo. Ora, mi pare di poter dire che le differenze di prezzo non sono esattamente di 3 centesimi, meno che mai di 4 centesimi, tra la grande distribuzione e altri impianti. Quindi, qui c'è un altro tipo di problema. Se il proprietario, il fornitore in esclusiva, stabilisce i prezzi, ricordo a tutti che i gestori, quelli che hanno il contratto regolare, quindi gli accordi sindacali, hanno dei prezzi massimi da rispettare, non possono mettere il prezzo che chiedono loro, devono mettere il prezzo che impone la compagnia petrolifera. Quindi deve essere chiaro, le speculazioni Possiamo dire una cosa? già sono azzerate. Tuttavia, il punto qual è? È che Zabeo, noi arrivo da come... lei subito. 30 secondi, 30 secondi, Zavalloni, se no Zabeo alla Sì, fine veramente ha chiudo detto nulla. Prego. rapidamente. Il punto è che è, come dire, del tutto fuorviante, per non dire di peggio, incolpare i benzinai del prezzo alto anche sul servito. Ma deve essere chiara un'altra cosa. Se andiamo a seguire il prezzo certo, il prezzo più basso possibile, quello della grande distribuzione, allora deve essere chiara un'altra cosa. In Italia ci sono un numero imprecisato di punti vendita che ricevono prodotto clandestino. Il procuratore di Trento, in pieno Parlamento, in audizione, in commissione, ha dichiarato che il 30% dei prodotti, è una stima fatta con la Guardia di Finanza, il 30%. procuratore di Trento, non io, il 30% del prodotto venduto in Italia è clandestino, quindi sostanzialmente evade È IVA e tantissimo. accise. Ora, se Questo è un noi... botto allucinante.
Vabbè, aspetta, aspetta. Ora poi torno da lei per due domande. Zabeo, prego. No, io volevo dire una cosa, adesso non me ne voglia il sindacalista dei gestori dei Zavallone, carburanti, che Zavallone. giustamente fa il suo mestiere, difende la categoria, ma qui la parte lesa in questa questione sono gli automobilisti, sono gli autotrasportatori, sono chi è chiamato, insomma, a utilizzare l'auto, il mezzo, diciamo, per motivi di lavoro o comunque per questioni sue private. E il problema in questo paese del livello elevato del costo alla pompa dei carburanti è dovuto alla tassazione, cioè accise e IVA che non hanno eguali sul litro di carburante, che non hanno eguali nel resto d'Europa. Questa è la verità. Infatti il problema scoppia nel momento in cui vengono meno il taglio delle accise introdotte dal governo Draghi, in parte poi riviste nell'ultimo mese di dicembre, e scoppiano all'inizio di questo mese, ovvero di questa settimana in particolar modo, perché sicuramente qualcuno ci ha speculato. Secondo me, il mio modesto parere è che qualche compagnia ha fatto la furba sapendo che eravamo in un fine settimana particolare, molto lungo, e quindi si chiudevano le vacanze natalizie, e qualcuno ha alzato praticamente il prezzo, soprattutto nelle grandi arterie stradali più trafficate, quindi autostrade e strade statali, perché giustamente, come veniva ricordato, nelle aree di servizio minori, io sono andato a fare quindi Viale del Brenta in provincia di Venezia sabato mattina la benzina alla mia autovettura, e l'ho fatto a 1,8, quindi voglio dire, non è che tutto fosse a 2,4, ecco. Quindi evidentemente c'è qualcuno che ha speculato, secondo me, le compagnie, salute, come insomma si è sempre fatto nei momenti, diciamo così, quando si sa che i picchi di traffico si toccano in maniera esponenziale. Quindi evidentemente il vero problema in questo paese è tagliare le tasse, signori, questo è. E questo governo da anni, chi era all'opposizione prima e anche chi sostanzialmente invece era governo magari con altre forze politiche, magari non proprio così, diciamo così, organiche, aveva promesso di tagliare le accise, di eliminare addirittura il bollo auto, se vi ricordate. In realtà però vediamo che è estremamente difficile, perché un conto è quando si è all'opposizione e comunque si grida alla luna, altra cosa è quando si è sulla stanza di bottoni e bisogna fare quadrare i conti, perché anche aver mantenuto in piedi il taglio delle accise aveva un costo importante. Zabeo, ma lei ha detto una cosa bellissima, perché quando lei giustamente dice una cosa è comandare, una cosa è stare all'opposizione, lei ha ragione. Quello che infatti a me un po' infastidisce è che però chi è stato all'opposizione negli ultimi 10 anni, se va a comandare, non è che si deve svegliare una mattina e deve dire purtroppo c'ho un mazzetto solo di denaro, quindi lo metto da una parte e lo metto dall'altra. Pur avendo votato io per questa parte, evidentemente, quindi avendo vinto le ultime elezioni, faccio presente che se uno mi ha promesso di portarmi a Milano in mezz'ora, deve mantenere il patto di portarmi a Milano in mezz'ora da Roma. Hai perfettamente ragione. Punto. C'è solo un piccolo dettaglio, un dettaglio, una sciocchezzuola, sì, che purtroppo la coperta è corta e quindi... Ma guardi, ma si sapeva anche prima delle elezioni. Alleggerisco, ma si sapeva anche prima delle elezioni, cioè noi italiani che lavoriamo tutti i giorni sappiamo sempre, da sempre, quindi delle volte bisognerebbe evidentemente evitare campagne elettorali dicendo delle cose che poi non si possono mantenere. Hai perfettamente ragione. Oppure precisare bene. Oppure sempre precisare cinque bene. Anni, sì. No, fra 5 anni si fa un'altra cosa, domani mattina si fa una cosa. Certo. Vabbè, comunque, ok. Detto questo, signori, io vi ringrazio, il nostro tempo è scaduto. Quindi vi ringrazio per questa conversazione che poteva durare anche tutta la notte, perché qui una curiosità, solo una domanda voglio fare, non so chi mi vuole rispondere, ma 3 centesimi al litro, compreso poi il fatto che io devo pagare gli stipendi, la corrente, devo pulire, cioè 3 centesimi al litro, compreso tutto? Lordo, all'ordo delle spese. Certo. E scusatemi, questo vale sia per dove alla pompa c'è il benzinaio, e dove invece alla pompa non c'è il benzinaio, o no? Ma se intende impianti cost, quelli sono direttamente di proprietà. E no, io intendo l'impianto, dove io trovo che c'è la fila che è, diciamo, servito oppure la fila self-service. È mezzo self-service e 5 il servito, circa 5 centesimi. 3,5 centesimi il servito, sì, certo. Esatto. Ci sono 1,5 centesimi, 2 centesimi di differenza.
Vedi, esatto. Ma sto parlando per chi c'ha il contratto regolare? No, no, ma mi fa piacere perché ci sarebbe la discussione da aprire come mai costa 30 centesimi meno. Perché cioè, ce ne sono parecchie di cose da aprire, perché bene. Qualcuno da qualche parte guadagna 30 centesimi in più. Vabbè, comunque lasciamo stare. No, Zalloni oggi stasera ha fatto una denuncia anche importante, perché ha detto che, lei mi corregga se sbaglio, ai distributori di benzina ci sono migranti senza permesso di soggiorno. Vabbè, l'ha detto in maniera chiara, non è ciò da di lui, no? No, l'ultima volta che ho messo la benzina a una certa ora ho trovato un migrante che non c'ha nulla. No, vabbè, quello è quello che l'aiuta e lei gli dà la mancia. Vabbè, siccome conosciamo tutti Salvini, diamo un colpo di telefono dopo e gli diciamo se vuoi trovare i migranti, non più nei porti, ma ai distributori la notte. Vabbè. Vi saluto. Arrivederci. Buonasera a tutti. Bene. Beh, un argomento particolare, che dici? Beh, potevamo parlarne tutta la notte. Ma sì, perché qui, poi scusate, mi deve far capire, 5 centesimi, 3 centesimi e mezzo, ma 30 centesimi di differenza. Allora c'è qualcosa che non quaglia in assoluto, cioè la compagnia che dà il petrolio, che dà la benzina, dove c'è il distributore che paga però il gestore, guadagna 20 centesimi in più. Scusate, ne guadagna 25 in più. E quindi non è che ci sia una barzelletta in corso qua, Che stabilisce. Beh, diciamo che... Scusate, voglio riepilogare. Cioè, sì, soggetto A porta il porta la benzina. Sì. Io sono il gestore. Nella mia area che io ho in gestione, dove uno fa il self-service, la compagnia, lui prende 30 centesimi in meno. Quando uno viene a essere servito, io prendo un centesimo e mezzo in più, ok? Da 3,5 a 5. Lui prende 30 centesimi in più. Cioè, questo è mostruoso, scusatemi signori, non ha senso nemmeno questo. Allora dateli a me, allora, che faccio il gestore, no? Dai su. Ma chi è? La saga di chi è più scemo? In sostanza, poi, l'aumento... in percentuale 3,5-5%. Ma sai cosa c'è? Io penso sempre che sia il benzinaio che guadagna. No, di più. Questo è un errore. Allora è la compagnia che la benzina che mi fa dare, la stessa identica benzina che mi fa dare dal servito, dove lui paga un centesimo e mezzo in più, a me costa 30 centesimi in più. Cioè, scusatemi, ma c'è veramente... No, il benzinaio guadagna, anche se la benzina guadagna sulla 5 quantità, euro al litro, esatto, però lui preferirebbe sempre... Però di fatto la compagnia dove mi viene servito guadagna 30 centesimi, non è giusto nemmeno questo. E non va bene, perché anche qui si può parlare anche qui di speculazione. Va bene, detto questo, cambiamo argomento.